Leon. Mi accingo a ripercorrere la storia di un gioco che sta regalando da tanti anni alle città di Cagli infinite emozioni. Il palio storico gioco dell'Oca, giunto quest'anno alla sua 25esima edizione. Per questo motivo coloro che 25 anni fa crearono e presero parte a questo importante appuntamento, oggi vogliono di nuovo sfidarsi in un palio del tutto speciale. Un palio che non porta le sembianze rievocative classiche dei giochi storici. Infatti non ha nessuna attinenza con il vero palio, quello che si svolgerà nel prossimo fine settimana. Di stesso livello però sono lo spirito battagliero dettato dalla tradizione e dalla voglia di vincere. Identici sono i colori dei cuori, quasi gli stessi sono i giochi che adesso ci accingiamo a seguire. Un palio un po' particolare perché l'età ha sicuramente segnato i suoi fondatori. E oggi si sfideranno, ma questo sarà di sicuro uno spunto di divertimento per voi e anche un motivo di incitamento a questi signori che si sono di nuovo rimessi in pista. Un po' diverso sarà il percorso, perché per raggiungere la vittoria sarà molto più snello, per fare in modo di non stancare troppo i concorrenti e di riuscire a proclamare il quartiere vincitore entro il tempo massimo di 90 minuti, perché poi da buoni quarantenni e cinquantenni non vogliono perdersi la cena e ovviamente anche il dopo cena. Il palio non c'è per ovvi motivi, ma al posto dell'oca abbiamo messo un piatto che rappresenta perfettamente questa edizione, questa rievocazione. Gli organizzatori hanno voluto dare un nome a questa sfida. Benvenuti oggi, 6 agosto 2011, al palio storico La Vecchia Guardia. E adesso iniziamo nel vivo di questa edizione, passo la parola al tavolo dove verrà fatta l'estrazione per i lanciatori di dadi, per chi lancerà per primo il dado. Come vuole la tradizione, nella vigilia del palio storico gioco dell'Oca viene effettuata l'estrazione per l'ordine di partenza e anche oggi replichiamo questa estrazione. Occorre una, mi suggeriscono, una mano vergine, ma credo che faremo molta fatica, quindi se la accontentate di quella del sottoscritto. Allora, primo quartiere a lanciare i dadi, che farà il proprio in ingresso in piazza, quartiere di San Andrea. Thank you.
qualcuno si è già seduto in fondo perché ha il diritto d'ossigeno? Funziona così, e questo è il bello di questa edizione. Allora, secondo quartiere estratto per il lancio degli armi, dati quartiere di San Francesco! Tutto per la gloria, tutto per la gloria.
estratto Sava San Dir, quartiere di Sant'Agostino. Ma d'altronde ci sono, c'è l'età ragazzi, qui c'è gente che non mangia da una settimana per far bella figura con l'abito. Allora io direi di passare la voce direttamente a Marco, perché adesso ci sarà il primo. Cominciamo subito, primo tiro, quartiere di Sant'Andrea. 5 alla casella, 1 alla casella 5, Sant'Andrea trova subito il primo gioco. Gioco del Cordaro Maschile. Bene, a differenza del palio classico, a questo punto dovremo sorteggiare, perché lo sfidante va sorteggiato. Vediamo. Allora, quartiere sfidato, quartiere di... Sant'Agostino! Ma non vedevano l'ora, eccoli lì. Con l'età è aumentato anche il peso, di questa gara credo sia tra le più interessanti in assoluto. Io vedo i colossi dall'altra parte di Sant'Agostino, vediamo di qua. Allora, nel frattempo ricordo che qualora il quartiere di Sant'Andrea dovesse perdere il gioco, retrocede alla casella di lancio, quindi alla zero. Ci sono i primi problemi, perché
No, a me non sembra discesa discesa questa, voglio dire. Ecco che si stanno preparando, siamo quasi pronti, gli ultimi ritocchi prima dell'inizio della gara. Qualcuno di loro ha fatto 3-4 ore di massaggi prima di entrare in piazza, ma c'è una concentrazione spaventosa. Quanti sono? Sono 10. Questo è il classico tiro della Fune. Sale tantissimo l'attenzione dei due quartieri, eccoli quasi pronti. A questo punto il giudice darà il via e lì già è tutto in tensione, la corda è tesissima. Attenzione, devono ancora portare al centro il segnale della corda, dovete lasciarla un attimo, altrimenti non si comincia più. Sant'Andrea deve lasciare leggermente perché... Via! È partita! C'è un leggero vantaggio di Sant'Agostino, un leggerissimo! Però vedo che Sant'Andrea tiene bene. Al tiro San Francesco. Quattro per il quartiere di San Francesco, dalla casella 0 alla casella 4, casella libera in virtù del gioco sostenuto dal quartiere di Sant'Andrea. Sant'Angelo 4, Appaia San Francesco. Allora, ultimo tiro del primo giro per Sant'Agostino. Ricordo che una volta sostenuto il gioco vengono liberate tutte le caselle del gruppo, questo per snellire il palio, altrimenti non finiremo più. Allora, Sant'Agostino 3, casella libera. Ricomincia Sant'Andrea che si trova alla casella 0, che ha perso il primo gioco. 3 per Sant'Andrea, casella libera. San Francesco che ha la 4. 2 dalla casella 4 alla casella 6, casella libera, Sant'Angelo. 5 dalla casella 4 alla casella 9, casella libera, Sant'Agostino. Dalla casella 3 alla casella 4, Sant'Andrea che è alla 3. Dalla casella 3 alla casella 5, San Francesco. 4 dalla casella 6 alla casella 10, Sant'Angelo è alla 9.
5 dalla casella 9 alla casella 14 trova il gioco del ciclo. Oh, questo Sant'Angelo. Questo gioco che torna dopo tantissimi anni, era in voga nei primi pari e poi è stato un po' lasciato da parte, però è sicuramente divertente perché vedrà in qualche modo anche il contributo da parte del pubblico. Perché? Perché le due squadre che adesso sfideranno, vi spiegherò tra poco quello che dovranno fare. Intanto sfidiamo. Allora, quartiere sfidato, quartiere di San Francesco, San Francesco. Dunque subito i primi 4 quartieri impegnati in tutti i giochi. Allora, gioco del ciclo, verrà consegnata una busta a entrambi i capitani delle squadre. In questa busta c'è un elenco di oggetti da reperire in un tempo di 10 minuti. Che partiranno dal momento in cui apriremo questa busta. Attenzione, perché dovrete velocemente reperire tutti questi oggetti che vi verranno richiesti, noi li elencheremo dopo che saranno partiti. Allora chiedo i capitani di squadra del quartiere di Sant'Angelo e del quartiere di San Francesco, vi raccomando, prego i giudici di campo di sovrintendere, non devono aprire la busta prima che venga dato il via. Allora, dovete tornare, i giudici vi danno il via, dovete aprire la busta e cominciare subito a cercare gli oggetti. Cioè, questo è in piazza. Attenzione, dovete avere il via dei giudici, vedo che sono quasi pronti, io direi che... Adesso ci sarà il marasma generale, vedrete cosa succederà. Ed ecco qua, la busta viene aperta e dovranno distribuirsi tutti i compiti, i vari componenti delle squadre per reperire queste cose. Adesso Marco dovrà cominciare a elencare tutte le cose che sono state richieste. Quante sono per esattezza? Allora, in totale sono 17 oggetti in totale. È ovvio, vince chi ne porta di più. Allora, vado ad elencare, comincio piano piano, ad elencare. Piano piano, abbiamo da attendere 10 minuti. Allora, sono lunghi 10 minuti. Allora, qualcuno non ha neanche capito. Allora, numero 10, borsellini o portafogli con almeno euro 10. Cioè, non ho capito. Chiaramente viene trattenuto il contenuto come contributo all'associazione dei giochi storici. Cagli. Era questo il motivo per il quale è stato inserito questa cosa. Poi, numero 3 orologi da parete. Numero 3 orologi da parete. Mi hanno staccato quello del comune, perché vanno, sarebbe un problema. Anche pendole e cucù. Poi, numero una catena formata da almeno 15 reggiseni legati tra di loro. Eccolo qua, un orologio, intanto è arrivato per Sant'Agostino, scusate, per Sant'Angelo. 1, 2, 3 orologi, quanti ne volevi di orologi? 3. E quindi loro già gli orologi li ha portati. Poi, numero un paio di sci. Vabbè, la stagione è quella giusta, penso che tutti li hanno portata di mano a casa. Numero un salvagente, quindi facciamo mare e montagna, certo, no? Certo. Salvagente sì. E dulcis in fundo, vestire uno spettatore, sì, con giaccone, guanti, cappello e sciarpa invernali. Mi raccomando, invernali. Qui stanno recitando, accettati. La composizione delle con i reggiseni. Uno spettacolo, sono tutte taglie abbastanza comode. Allora, vediamo qui, Sant'Agostino hanno portato gli orologi, vedo che c'è un portafogli, non so se è del capitano, il portafogli di chi è il portafogli? Oh, ecco qua un reggiseno.
Gli segni, ricordo, devono essere 15. Incatenato uno, quindi stanno incatenando. Cioè, San Francesco si è dato soprattutto alla lingerie, perché non sta facendo altre cose, sta solo incatenando reggiseni. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beh, siamo abbastanza. Abbastanza, sì. Girano portafogli di tutti i tipi, qua sotto, borseggiatori. Attenzione, perché San Francesco ci sono dei borseggiatori proprio come professionisti. Dovrebbero da 30, va. Gigi, ti chiedo una verifica tempo, così sì, anche per gli spettatori. Vediamo un po' la verifica tempo, c'era l'arbitro che ha preso il tempo, che è scomparso, anche lui ovviamente, che è il capitano di Sant'Andrea. Vedo che sono arrivati gli sci, papà, è bellissimo, anche di marca. Ah, un bello sci anteguerra questo. Però forse il primo storico, fa parte del palio, nel 1560 usavano quegli sci lì. È scomparso l'arbitro, il capitano di Sant'Andrea. Io capisco l'emozione, ma dove sarà in questo momento? Stiamo attendendo Paolo, perché è lui che ha il conteggio dei minuti rimasti. C'è tempo. Allora, mi suggeriscono, mi raccomando, i reggiseni vuoti. Ragazzi, sono le ragazze di Sant'Angelo completamente nude, si stanno spogliando. Io non vorrei entrare in questo. 5 minuti, mi dai 5 tu, benissimo, dammi 5. Fammi vedere questi sci che non ci credo, poi neanche usati, devo dire, sono proprio 5 minuti mancano, 5 minuti, sto controllando gli sci, le lamine fatte buone. C'è anche l'alli. Sta per terminare questa gara infinita, senti il fischio. È finita, stop alla gara, adesso c'è verifica da parte dei giudici. Nel frattempo io ricordo che i giochi, il numero massimo dei giochi è di 20 quest'oggi da sostenere. Nel percorso, quando viene sostenuto un gioco, vengono liberate tutte le caselle annesse. Dal 47 in poi invece si replica esattamente il regolamento del paglio storico ufficiale, in cui ogni portiere, quando sostiene il gioco, libera la casella solo per se stesso e non per gli altri. Dunque ci sarà una battaglia poi sulle ultime 7 caselle del percorso. Sto controllando i borseggiatori qua sotto, perché ovviamente devono controllare se all'interno del portafoglio ci sono almeno 10 euro. Qualcuno ha tirato fuori un monete da 500 euro. Sì. Sono i rinconi che hanno offerto il portafoglio. Allora, se gli oggetti controllati sono tutti di San Francesco, avendo terminato prima il gioco, ha vinto. Attenzione, però non lo devo dire io, lo deve dire l'arbitro, anzi gli arbitri. Stanno controllando. No, fino alla fine della verifica, si è vestito col giacone invernale, deve rimanere, cioè non è che... Anzi, fa da valletta al palio per i prossimi 40 minuti, un verdetto ufficiale. E allora vince il quartiere di San Francesco. E ci sono gli applausi anche da parte... Allora, Sant'Angelo perde il gioco, torna alla casella 9, se non erro, casella di lancio. Sant'Agostino, che è alla casella 4. No, è più qua, è più qua. Quindi le caselle dal 12 al 15 sono Sant'Agostino state eliminate. Sant'Agostino ha tirato in dado 1. Era migliore tradizione. 4 alla casella
45 nella migliore tradizione, direi. E sta dicendo con calma che prima o poi due lo faccio. Per favore, soprattutto. Allora, Sant'Andrea che è alla 5. 6! Dalla casella 5 alla casella 11. Prova lotta! Raddoppia il punteggio, va alla casella 17. Allora, dalla casella 5, 6, la casella 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, confermo morte per Sant'Andrea. La morte dimezza il punteggio del dado per i prossimi tre tiri, arrotondato per difetto. Quindi 3, 1, 4, 2, 5, 2. Bel colpo sicuramente. San Francesco alla 10. 4, dalla casella 10 alla casella 14, casella libera in virtù del gioco sostenuto. Ma lo spettacolo è dietro. D'Angelo. I portatori di bandierine sono uno spettacolo. C'è una confusione incredibile. Allora, al termine di questo giro faremo un riepilogo. 1 per Sant'Angelo, dalla casella 9 alla casella 10. Sant'Agostino, che è alla 5. Attenzione, questo è il momento storico. Neanche lo posso sapere. 4, dalla casella 5 alla casella 9. È come un diesel, parte piano. Sant'Andrea che è alla 17, ma ricordo sotto morte. Quindi 1, sta fermo dov'è? Non si muove. Sant'Andrea, San Francesco che è alla 14. 6, dalla casella 14 alla casella 20, trova l'occa anche San Francesco, va alla casella 26, casella libera. Libera. Gran colpo per San Francesco. Questo veramente un bel colpo. Lancio incredibile, attenzione, attenzione. Sant'Angelo 6, dalla casella 10 alla casella 16. Fatto il pieno, anche questa è una casella libera. Casella libera. Sant'Agostino. 1, 12 per me. 3, dalla casella 9 alla casella 12, casella già liberata. Sant'Andrea che è ancora al 17. San Francesco! È il momento delle signore, si stanno preparando perché questa è una sfida davvero entusiasmante, la corsa femminile. Cala de una, Francesco. La corsa a staffetta? Staffetta, femminile, corsa staffetta, 4 frazioni. Ci sono 4 ragazze per quartiere che si sfideranno, partiranno nella parte centrale, si incroceranno nella loro corsa, dovranno passare all'esterno dei lampioni, dove su quali si sono posizionati dei pazzi per evitare il contatto, per evitare problemi, perché si va davvero forte, nonostante sia un po' non dei ragazzi. Paolina, il pomeriggio per la stampa. Gli arbitri stanno controllando. Attenzione, ragazzini, giustamente non possono stare all'interno del campo di gioco. Anche San Francesco, ci stanno facendo un po' di stretching perché si vuole. Sì, ma un po' soffrita passare. Ci stiamo spingendo per vedere anche come è la nostra parte. Allora,
al fischio partirà. Eccolo qua. Quasi pronti per il primo passaggio, leggermente in vantaggio San Francesco, con il vantaggio di San Francesco che sta andando davvero fortissimo. Si fa sentire, è molto dura come gara, attenzione, si vede dai tempi di questo ragazzo, bravissimo comunque. Queste sono davvero forti, c'è quasi una parità matura, San Francesco in vantaggio, ultima salvatista per San Francesco, incredibile, sul millesimi, ci siamo fuori, attenzione, vince Sant'Andrea, grandissima gara, complimenti. Queste ragazze sono davvero in forma, è stato davvero entusiasmante. Grande l'ultima, grande l'ultima, l'ultima, l'ultima. L'ultima è stata la più brava. 23 San Francesco per la 26 Quintella numero 1 Quintella San Francesco per favore per la 26 San Francesco fa 3 dalla 26 alla 29 trova ancora un'occa San Francesco fa 32 casella libera smette in paura. Sant'Angelo che è alla 16, fa 3, va alla casella 19, Sant'Agostino alla 11, alla 12, scusate. Uno! Non sappiamo più cosa dire. Questo è il vero Fabio storico di Sant'Agostino. Allora, Sant'Andrea che è la 23. 6 la 23, la 29 dalla 23 alla 26 fa 3 Sant'Andrea casella libera, chiusa la morte per Sant'Andrea, ultimo tiro. Allora l'ultimo con San Francesco la 32. San Francesco 6 dalla 32 alla 38 San Francesco per il gioco dei Trampoli, i Trampoli, e qui entra proprio l'agilità dei Pacci, perché insomma si sono allenati in questi ultimi mesi, nonostante l'età, però riescono ancora a stare sul trappolo, è una cosa positiva, lo vedrete. Allora, lasciamo fuori la bandiera di San Francesco, andiamo a vedere chi è che sfiderà. Un quartiere da sfidare. Sant'Andrea, subito alla rivincita. Diventata una sfida ormai classica. Sì, molto bravo, molto bravo. Cioccolatino. Questa è una staffetta. Il percorso è sui lati della piazza. Saranno quattro i pagi che si sfideranno per ogni quartiere. E ci danno il cambio oltrepassata la linea. Grazie. Io non ti ho una canciolata. Canciolata.
nel caso di caduta può riprendere il via dal punto dove si cade. Allora attenzione, perché siamo quasi pronti. Ci sono dei record, 17 anni senza gran pulitura. Vabbè, che loro come va vanno, no? Non l'ha mai fatto. San Francesco, dall'altra parte. C'è ancora qualche polemica, ma credo che strano. Non siamo no, strano. Basta che i trampoli non siano con le molle sotto, questo. Attenzione! Dobbiamo assolutamente controllare i punti di partenza. Siamo pronti? Attenzione al fischio dell'arbitro e si parte. Mi raccomando, oltrepassare la riga per dare il cambio, altrimenti bisogna tornare indietro con ricavalcare, salire sempre dal punto dove si è caduti senza l'aiuto di alcuno. Penso che sono quasi pronti, manca poco. Un sorriso per la stampa, pronti? Parte questa gara. Penso che siamo sulla stessa. Attenzione, primo scivolone di Sant'Andrea, ma riparte subito. Leggero vantaggio per San Francesco e casca anche lui di nuovo giù. Anche Sant'Andrea, ma San Francesco finisce con il primo staffettista e adesso riparte il secondo appena gli arbitri sono buoni, ma attenzione che c'è un velocissimo staffettista dall'altra parte per San Francesco. Terza frazione, ecco il cambio anche per Sant'Andrea, che sta ripartendo il terzo frazionista. E questa, attenzione, San Francesco è l'ultimo frazionista, sta prendendo adesso la via. San Francesco tranquillamente, siamo al terzo. Passa San Francesco per primo con un cascatone. Adesso sentiamo gli arbitri cosa dicono. Questo è quello che abbiamo avvertito noi. C'è un consulto degli arbitri che deve essere successo qualcosa. Cosa è successo? Consulto degli arbitri. Attenzione al consulto, si stanno chiarendo. Ci deve essere stata una scorrettezza, qualcosa. No, è caduto, da qua abbiamo avuto è caduto prima del Francesco. Bisogna capire se è caduto con prima o dopo la vita. Sì. Mi raccomando, lasciamo lavorare i giudici. Mamma! Mamma! Cosa hai? Cosa? Papà?
Questa cosa è difficilissima, perché devono esserci state delle storie anche durante la gara, per questo che non si sta ancora accordando. Allora, i giudici credo che abbiano deciso che i due migliori, avete sì, tutta la gara, troppe scorrettezze, tutta la gara va ripetuta. Allora, milanisti, la Mobiana non è contemplata. Purtroppo no, quindi l'abbiamo provato noi a inserire la partita d'oggi. Poi ci sono dei giochi di squadra, credo che Sant'Agostino, scusa, Sant'Angelo si passa leggermente per San Francesco, ma sono, esistono queste lotte quartieri. Allora, siamo quasi pronti, però abbiamo già scoperto i giochi, chi sono i più veloci, chi sono i più lenti, forse cambierà qualcosa, non lo sappiamo, vediamo, si stanno di nuovo posizionando gli stessi tappeti, questa volta saranno davvero fiscali gli altri, molto fiscali. Pronti? Attenzione al fischio! Via! Vantaggio per San Francesco in questo momento, è caduto Sant'Andrea ma si è ripreso, eccolo qua, è cascato poco prima, ecco il primo cambio per San Francesco, caduto di nuovo a pochi, c'è un vantaggio a questo punto per San Francesco che casca, lo sta riprendendo Sant'Andrea ma casca pure lo staffettista di Sant'Andrea, secondo cambio, paninato, siamo al terzo, staffettista per San Francesco. Sant'Andrea non sta ripetendo la bellissima gara di prima, siamo quasi all'ultimo, l'ultimo staffettista sale per San Francesco, ma ecco è partito, e beh c'è un grande vantaggio, devo dire che vince in sciocchezza a questo punto il quartiere di San Francesco. Non c'è stata storia in questa seconda manche. E allora San Francesco mantiene la posizione alla casella 38, avanti no Sant'Angelo che era 19, 5 dalla casella 19, la casella 24, scusate mi è venuto a dire perché giustamente il giocatore di calcio Sant'Agostino ha chiesto, tira anche a me per piacere. Sant'Agostino! Per me adesso fare scuola, attenzione! 4 dalla casella 13 alla casella 17! No, non è possibile! Buonanotte per Sant'Agostino! Poi naturalmente si suggerisce i numeri a tutti per giocare all'otto con questa fortuna. Intanto Andrea, la 26, 6, dalla casella 26 alla casella 32, San Francesco, 38, 1, casella 29, trova l'occhia e arriva alla casella 34, casella liberata da San Francesco nel gruppo precedente. E c'è un sorpasso su Sant'Andrea. Sant'Agostino che era 17, ricordo, sottomorte, 3, quindi 1 per Sant'Agostino alla casella 18. Oh.
4 5 la casella 32, la casella 37, casella libera. Dalla casella 39 alla casella 41, casella libera. Sant'Angelo da 34, 1 per Sant'Angelo, dalla casella 34 alla casella 35. Sant'Agostino che è la 18, sottomonte a 4, quindi sono 2, dalla casella 20 alla casella 22. Allora, fa 2, però trova l'oca alla 20, quindi raddoppia, 4 punteggio alla casella 22, Sant'Agostino. Sant'Andrea che era 37. 6. Sant'Andrea passa in testa ma trova il gioco degli anelli inferiori. Vediamo chi sfiderà in questo gioco di anelli femminili. Quartiere sfidato, quartiere di Sant'Angelo. E allora ragazzi, dovranno posizionarsi in quest'altra parte della piazza con gli anelli. Dovranno essere lanciati 20 anelli. Ci sono due pazzi. Due che devono ricevere questi anelli, saranno 20 gli anelli totali, 10 a testa, e ovviamente chi ne collezionerà di più vincerà questa sfida. La cosa difficile è finire in equilibrio sulla trave. Nel frattempo il lanciatore di dadi di Sant'Agostino chiede se i bagni sono stanchi, perché non fa un sacco di giochi, quindi... Allora dovete andare in posizione sulla trave. Punto per la casa. Allora siamo quasi pronti. 10 anelli di ragazza che dovranno essere raccolti dalle ragazze già in posizione sulla trave. Attenzione, si inizia. Il tempo massimo è un minuto. Siamo pronti? Va bene, che è in moto. Via! Fate fare il rugby. No, come vuoi dire? Allora?
stasera. Ho fatto farlo un peccato. Tre! Mi distracco la voce. Quattro! Cinque! Sono Paolo Grassi, ragazzi. E registro io. Sei! Però. Sette! Però. Otto! Vediamo il tempo, ancora c'è tempo. Nove! Dieci! E non c'è. Dieci anni in 40 secondi. Vediamo adesso se sa far fare meglio. Con le signore, guardate come hanno posizionato bene questa corda.
Stiamo contando, sono 6 per squadra, quasi posizionate. Mi raccomando. Già giù da morte, sì. Adesso è la tre tiri.
potevi mettere la casa di Sant'Andrea? Adesso c'è la scelta almeno a metà del legno, perché questa va fatta la scelta del legno. Parata precedenza anche esperto. Ma le vecchie non giocano. Quindi San Francesco deve scegliere il legno. Siete in fuga da piacere. Sono anche sommelier del legno qui. Noi la sommeliamo. Anche perché ancora c'è da stare una sera, quindi. Mercoledì, ma dopo, perché di sera sono uscito. Devi dire su Migaglia, devi essere un po' più. Attenzione, che qui c'è una scelta importante. Sarà importante il risultato, il tempo finale di questa prova. Gli arbitri vedo che sono quasi pronti, possiamo quasi dare il via alla prima staffetta. Pronti? Via! Ed eccolo qua, passaggio! È passato adesso. Andiamo avanti benissimo con i trampoli, è velocissimo ed eccola qua l'ultima staffettista con la cavallina femminile. Cavallina femminile velocissima anche questa, bravissime. Ci siamo quasi. Vedete, è l'unica che faceva la cavallina femminile. Eccolo l'ultimo tratto. Vediamo come stanno andando i tempi, ma credo che stiano andando davvero forte, bravissime le ragazze. L'ultima deve passare la riga, tutte quante devono arrivare alla fine della... Ed eccoci, ci siamo. Il tempo, 48 e 89 centesimi, 48 secondi e direi che sono andate fortissime. Bravissime, adesso vediamo quello che riuscirà a fare Sant'Agostino. Il primo concorrente sta preparando il sacco. Abbiamo messo Giuliano nel sacco finalmente. Allora, siamo quasi pronti. Le ragazze si devono posizionare per la cavallina, penso che siamo quasi pronti. Abbiamo l'ok dappertutto. Sì, sono pronti a calcio, benissimo. Pronti? Via! Una tecnica tutta particolare ma molto redditizia, perché ha superato la prima parte ed eccolo qua con i trampoli velocissimo è difficilissimo equilibrio. Adesso partono le ragazze con la cavallina, è una questione di secondi, dovranno stare sotto i 48 secondi e 89 ed eccole che stanno andando avanti bene. C'è stato qualche attimo di esitazione, ma stanno, c'è un sacco di tifo da parte delle ragazze. Ci siamo quasi ed eccolo qua che finisce. Vediamo poi se tutto è regolare. Ma noi le uniche a fare davvero la cavallina. Allora c'è stata una cosa bellissima, non gli è partito il cronometro all'arbitro. Ma figuratevi, nel 1560 c'era la classifica, come facevano?
dobbiamo ripetere la gara, per forza. Tra l'altro non è anche un arbitro di parte. Dobbiamo assolutamente, credo, ripetere la gara perché non c'è un confronto. Ma ci sono tutti i problemi. Facciamo ripetere quindi a Sant'Agostino. Però mi dicono che sarebbe non una cosa tanto parziale visto che hanno già corso, quindi sono anche abbastanza stanchi. Facendo mani. Dai Dante! Una volta il tempo veniva preso da due giudici di gara. Come? Per questo caso purtroppo c'era un solo pronti, che abbiamo poche sostanze economiche. Doveva, gli orologi a uno di prima dovevano recuperare. Oppure se qualcuno tra il pubblico che ha preso il tempo lo posso chiedere. Sicuro? Affidabilissimo! Cosa decidiamo allora, signori arbitri? Bene. C'è scritto giustamente nel nostro esame di Sant'Agostino, errare umano è, quindi... Ha sbagliato l'arbitro, rifacciamo la gara. Però è una scheda di bronzo perché è un posto di bronzo tanto. Ma che c'è la 16 giga adesso? La 16 giga c'è il mio migliore. Allora si riposizionino i ragazzi da 4, per oggi li ho comprati. E poi è stato... I ragazzi di San Francesco che devono rifare la portata dietro così perché ci levo, non è che c'è manco pensato al palio, ci levo. Non so, sinceramente non ci ho mai provato, dipende dalla risoluzione. Perché vi dico che tra pochi istanti termina la famosa ora e mezza. UGA 7:20. Questo era lo scherzo per la nostra giuria qua sotto. Controlliamo. Dovrebbe suonare la verità. Avete controllato le tire che sono di dietro, visto che avete controllato tutte quelle tire. Non ne avevo dubbi. Allora, è già pronto il faccio di San Francesco con il santo simbolo. Abbiamo due cronometri questa volta, così ci spogliamo. Per 1080. Lo scherzo. 15 minuti al termine. 720, 1080. La meridiana. Va bene, allora siamo pronti. Attenta primo secondo. Questa qui è la migliore. Si stanno posizionando le ragazze. 720 per 30 prima secondo. Sì, però la qualità è minore. No. Però è quella che spegne di meno fuori. Meno. Tipo R5 HD. Questa volta è partito, ve l'assicuro. E vai, la prima frazione è fatta, adesso è il momento dei trampoli. Velocissimo ancora il faccio di San Francesco, velocissimo, eccolo qua, adesso tocca alle ragazze con la cappellina, sono partite con la solita velocità, bravissime. Vediamo se riescono a superare il tempo che avevano fatto segnare prima. Abbiamo riscontro per cronometrico per loro, eccole qua, veloci, l'ultima deve superare la linea, l'ultima deve superare la linea e l'ultima è sulla linea praticamente. Eccola qua, in questo momento termina, vediamo il... 41,64, hanno migliorato. Allora, il momento adesso di Sant'Agostino. Mettete di lunghe, lunghe, lontani dalla perché attendiamo un sacco per il faccio di Sant'Agostino perché non gli va proprio il tempo l'abito. Ari, Ari, dammi le chiavi. Lotta lui, compleanno. Stanno posizionando anche le ragazze per la cavallina, i trampoli, eccolo lì pronto.
ricordiamoci, 41 e 64 il tempo da battere. Questo qui cronometrano tutti, certo. Vediamo tutta la piazza con il cronometro. Avanti a Giulia. Pronti? Quello che... Eccolo qua. Avanti, avanti. Avanti. Siamo? Via! Fermi, 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 non è partito, fermati Giuliano, fermati. Purtroppo non è partito, purtroppo non è partito. Io vorrei sapere che marca è questo cronometro. Dove l'hai preso? La combatta ai cinesi! Succede di tutto, succede di tutto, ma noi ce l'avevamo il tempo. Vedi la Sisi il cronometro. Dai cinesi! Adesso abbiamo due cronometri, adesso ne abbiamo tre adesso, ne abbiamo tre. Uno, due e tre, tutti validi. Pronti? Perché tutto allenamento, vai. Via! Va benissimo, eccoci qui, Trapperi, velocissimo, anche il padro di Sant'Agostino, sta per superare, supera la tecnica, fatto dalle ragazze, che adesso a Cavallino dovranno fare un tempo eccezionale come hanno fatto le ragazze di San Francesco, eccole qua, veloci, veloci, velocissime, una tecnica tutta particolare, sono un mondo e si sono fermate, attenzione. L'ultima deve superare la linea, l'ultima deve superare la linea, l'ultima sulla linea, finisce qua, vediamo il risposto ufficiale dove è andata a finire. 43-56, vince San Francesco! Ladri! Ce l'abbiamo fatta. Mi sembrava di correre anche a me, guarda, no? Ho fatto una sudata adesso. Allora San Francesco guadagna la casella 53, la libera per se stesso. Al tiro Sant'Angelo per 40. 5 dalla casella 40, la casella 45, casella già libera. Sant'Agostino, Sant'Agostino 26. Per me tu sei adesso 4 dalla casella 26 alla casella 30, la casella già liberata. Sant'Andrea che è la 47. Attenzione Sant'Agostino perché piano piano sta risalendo. 4 per Sant'Andrea dalla casella 47 alla casella 51 e si trova il gioco della corsa maschile. Corsa maschile, spettacolo puro, vediamo chi torna. Sfidato. No. Vediamo chi tocca sfidare la corsa maschile. Sant'Angelo. C'è anche Sant'Angelo. Esiste anche il quartiere di Sant'Angelo, eccoli qua. Si sono, ecco, dopo una bella dormita si sono finalmente risvegliati. C'è qualcuno che sbadiglia queste soste. Ecco che si stanno lanciando le scarpe, sarà anche questa una staffetta maschile di corsa a tempo. E allora qui i paggi si dovranno posizionare intorno ai lampioni e ai lati della piazza perché per evitare problemi agli staffettisti. Allora, siamo quasi, partiranno dal centro della piazza. Tivoli, 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 poi dai. Fase di preparazione, si vedono molto snelli questi staffettisti,
A 39 anni dura? Sei come un fuscello. Gli Stati Uniti anche loro sono belli e pronti, carichi direi. C'è fuori classe argentino che fa la corsa per Sant'Andrea, eh? No, sarà un italiano oggi. L'ambulanza, cosa? Con le bombole da su, se si vuole. Mi suggeriscono, mi raccomando, Sant'Agostino, non fate andare tutto Sivori, quasi mi applaudi, eh? Attenzione, allora, pronti, 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 perché andiamo in via. Ci siamo? Via! C'è stata storia in questa corsa, il film di perfetto, è morto, bisogna però dire che c'è Sivori, insomma, che ha corso la tenere. Bravo Sivori! Sacchi, 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 sacchi.
solo una corsa unica. Questo è l'ultimo gioco, dai, l'ultimo gioco, mettela, l'ultimo gioco. Con le ragazze di San Francesco pronte, io vedo che gli altri si stanno consultando, siamo quasi pronti. Ma non vinceva, dai. E cosa manca, ragazzi? Tutto a poco. Manca Paolo, che problema c'è? Dov'è Paolo? Allora, San Francesco 53 era Paolo. No, no, la... Certo deve vincere. Siamo pronti, Paolo? Adesso deve vincere. Francesco deve vincere. La posta di là? Sì. Di qua siamo pronti? Via, sono partite e sono quattro le ragazze che dovranno sfidarsi in questo gioco dei sacchi femminili. C'è un leggero vantaggio da parte di San Francesco che adesso sta cambiando, ma sta cambiando anche Sant'Angelo. E questo è il momento più delicato, il cambio dei sacchi. È un vantaggio San Francesco, ma ecco che recupera. Sant'Angelo sta recuperando perché sta andando velocemente la ragazza. Siamo quasi ecco il terzo cambio, ma terzo cambio anche per Sant'Angelo. Un problemino per Sant'Angelo mentre San Francesco va velocissimo al cambio della quarta e l'ultima salpettista che lo sta facendo in questo momento. Sta arrivando anche Sant'Angelo, ma ecco che San Francesco sta arrivando e vince questa gara in sciolpetta. Complimenti San Francesco, complimenti. E allora Sant'Angelo torna alla casella 47. Tiro Sant'Agostino che era 30. 1. Allora attendiamo il suono della campana per dire, per dare la fine a questo palio dal punto di vista dei giochi, però si continua in quella zona lì. Sta suonando? 2 per Sant'Agostino, dalla casella 30 alla casella 32. Se suona adesso non si fa più gioco. Non vedi niente però. Qualcuno sentiva la meridiana nel 45, io no. Ha suonato? Sant'Andrea che è il 47. Sì. Siamo a tiro, siamo a tiro. 5. Dal 47 al 52 tra il gioco del Cordaro. A fine. Si fa perché non ha ancora suonato. Si fa. Quindi si fa. Preparatevi perché questo è l'ultimo gioco probabilmente perché dopo... Qua che oggi suona, Questo palio termina con ragione. Ecco il suono della meridiana, questo è l'ultimo gioco che sarà sostenuto per il palio della vecchia guardia di questa edizione. Allora, dicevamo, Sant'Andrea alla 52 sfida il quartiere di Sant'Angelo! Cordaro? Quindi Sant'Andrea e Sant'Angelo al Cordaro. Questo è bordato, dai. Non è bordato, è bordato. Ci sono le solite polemiche riguardo alla leggera pendenza della piazza e quindi... Qui non si accordano, ci sono un po' di polemiche, essendo andato anche l'ultimo gioco. Allora, una rettifica, chiedo scusa, prima ho detto che Sant'Angelo retrocedeva al 47, ho sbagliato, retrocede al 45 che era la sua... Io mi ricordo nel frattempo che domani alle 17.30 ci sarà il palio dei bambini, bambini tra l'altro che stanno facendo da circa due mesi un campus appunto per prepararsi a questo gioco. E domenica sera, quindi domani sera poi appuntamento con la taverna, come prima vi ho detto, sarà aperta la taverna di San Francesco. Voglio vedere chi poi.
quasi, eccoli lì, la corda in tensione, via, è partita, c'è una stabilità incredibile, qui c'è una staticità, non si riesce a capire chi in questo momento sta, c'è uno zero vantaggio, ma non c'è vantaggio, c'è un serissimo vantaggio da parte di Sant'Angelo, che ha preso in via, ma non ha ancora superato. Ci siamo, stanno riprendendo, Sant'Andrea sta riprendendo, Han è sul filo, è sul filo, vince, vince Sant'Angelo, vince Sant'Angelo. È stata una lotta durissima, complimenti ai corredari di Sant'Angelo Maggiore, davvero bravissimo. Allora, Sant'Andrea retrocede la casella 47, da adesso in poi conta solo la fortuna. Attenzione ai dadi. Allora San Francesco che è a 53. Posso dire che Sant'Agostino si spreca le mani, finalmente è il mio momento. Eccolo qua il palio, questo piatto che segna i 25 anni di palio, palio storico gioco dell'Oca. La benedizione di questo palio sarà domenica prossima, sabato e domenica prossima, ma venerdì ci sarà un appuntamento importante perché ci sarà la commemorazione dei 25 anni con una targa che verrà messa tra l'incrocio di via Lapis e via Lucci e per le signorette del Camogliolo. I 25 anni commemorati, questa è una bellissima immagine della vecchia guardia, di coloro che hanno fatto nascere il palio, il complimento.